Sono appena stati ultimati i test e trasmessi al BAFA, ovvero l'Ufficio federale tedesco per l'industria e l'economia. Sono state testate 1176 modelli di pompe di calore in tutta Europa e forse anche altrove. E tra queste mi hanno suscitato particolarmente interesse le prime. Allora ho preso la mia macchina, ho attraversato il confine e sono venuto a vedere con i miei occhi la vincitrice di questo test. È una pompa di calore, come trovi alle mie spalle, monoblocco. Sono venuto nella camera dove fanno il test. È una camera dove si portano le temperature sotto zero per vedere gli effettivi COP. E quello che più mi ha colpito è stato il COP di questa pompa di calore. Si parla di un COP superiore a 5,4 con condizione dell'aria 7 mandata a 35. Dei risultati veramente enormi. Ma per non parlare poi dello SCOP, ovvero del COP medio stagionale. Dei performance veramente straordinari. Allora, tanto ti porto a vedere la macchina aperta con alcune caratteristiche e perché volevo toccare con mano qualcosa di reale, in modo che non siano solo dati da scrivania. Dai, vieni con me. Eccoci qui allora con la macchina aperta. Questo è il ventilatore, 7 ali bionico. Ha addirittura i piombi per il bilanciamento, per bilanciarlo a seconda delle situazioni. A coda di rondine e pale seghettate per far meno rumore. Qui sotto il cuore della macchina, tutto il circuito frigorifero con ripreso il concetto del box in box, ovvero tutto il circuito frigorifero estraibile. Questa macchina funziona con un gas particolare che è il 452B. È un gas di nuova generazione e solo Copeland, cioè il costruttore del compressore, un rinomato costruttore di compressori, ha sviluppato questo particolare concetto con questo gas refrigerante 452B. Come vedi, il circuito frigorifero è molto pulito, c'è solo una valvola di espansione e per i frigoristi questo vuol dire molto, perché vuol dire meno manutenzione e vuol dire solo un componente. Mio nonno mi insegnava sempre che quello che c'è si può rompere, quello che non c'è non si può rompere. Un sistema modulante sia dal parte frigo che dalla parte idraulica. E poi tutto il sistema idraulico di lato, molto comodo. Infatti, come puoi vedere, tutto qui ispezionabile, la pompa di circolazione, il disareatore. La parte elettrica è molto semplice perché sono solo morsetti, quindi il collegamento elettrico con cavi di potenza e cavo dati, veramente molto semplice. E la parte idraulica. La batteria dell'evaporatore è molto grande, come puoi vedere, a differenza di qualsiasi altro tradizionale condizionatore trasformato in pompa di calore. Infatti la batteria copre tutta quest'area ed è stato applicato un particolare trattamento per permettere che l'umidità e l'acqua scorra via e quindi diminuire al massimo gli sbrinamenti durante la stagione invernale. L'evaporatore è stato progettato per contenere la minima quantità di gas refrigerante, sia per un discorso ambientale che per un discorso economico in caso di perdite. Altre due cose dal punto di vista estetico è il fatto che la batteria evaporante è rialzata rispetto al terreno. Il classico condizionatore trasformato vengono posizionati a livello del terreno, quindi in caso di neve o nei climi rigidi, questo può interferire sul performance della macchina, creando anche magari il blocco della macchina stessa. Qui invece la batteria inizia ad una certa altezza, quindi anche nei climi rigidi è possibile evitare il blocco della macchina per un sbagliato flusso dell'aria. Poi, un'altra cosa molto interessante è che è stata pensata per essere contestualizzata a casa tua. Infatti ci sono diverse versioni, a parte la nera, c'è anche la versione Cortana e acciaio inox, in modo da rendere il sistema in simbiosi con la tua abitazione. Bene, con questo ti saluto, ci tenevo particolarmente a presentarti questa macchina che ha delle soluzioni all'interno innovative nel settore delle pompe di calore per riscaldamento delle abitazioni. E con questo ti do appuntamento nel mio prossimo video, raccontandoti altre storie.